pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Una sferzata di buon umore di musica rock e pop sapientemente miscelate e marcatamente angloamericane, quella di Buddy Holly con Weezer, un brano che ricordiamo con piacere anche perché ci porta al 1994, ma anche un po' più agli anni 50-60 di Happy Days, il che è presto detto. Intanto Buddy Holly è un brano del gruppo musicale statunitense The Weezer, appunto, secondo estratto dall'album di debutto di questa band uscito nel 94. È considerato una delle perle del cosiddetto power pop, un singolo pop dunque con sonorità rock che uscì in occasione del 58esimo compleanno, diciamo così, proprio di Charles Hardin Holley, noto con il nome d'arte di Buddy Holly, cantautore e chitarrista americano però scomparso da tempo. Il suo genere, quello nel quale si impose, era quello degli anni 50, appunto, quello dei cosiddetti rockabilly e del rock and roll in genere. Morì purtroppo a soli 22 anni in un incidente aerodrammatico che costò la vita anche a Ritchie Valens e Big Bopper, tanto che si parlò all'epoca della prima grande tragedia del rock. Buddy Holly, forse anche per questo, è entrato poi nella lista dei 100 migliori artisti al 13° posto, quella di Rolling Stone naturalmente. Buddy Holly definì la sua formazione standard di un rock and roll, un rock and roll basato su chitarre, basso e batteria, e fu tra i primi rocker a scrivere, a produrre ed anche ad eseguire i propri brani. Fu anche uno dei primi musicisti ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986, anno della sua istituzione. Ed eccoci adesso con un salto temporale di diversi anni proprio al 1994, ma in qualche maniera ancora anche agli anni 50, incredibilmente. Ecco infatti che il video della canzone Buddy Holly, inteso proprio come brano dei Weezer, diretto da Spikey Jonze, riprendeva la band che suonava nel locale Arnold's, quello della celebre e amatissima serie TV Happy Days, appunto. Il videoclip della canzone diventò così popolare che Microsoft lo incluse anche tra i contenuti bonus del CD-ROM di Windows 95, poi diventò numero 497 della lista delle 500 migliori canzoni di sempre di Rolling Stone, ma ottenne anche altri riconoscimenti. In Italia, per esempio, è stato usato per la pubblicità di una nota auto e anche per un programma di calcio. Loro, i Weezer, hanno invece pubblicato 10 album in carriera, 6 EP e un DVD. Il loro primo album è stato ristampato e ripubblicato varie volte e la band ha venduto più di 7 milioni di album solo negli Stati Uniti. Il logo dei Weezer è presente anche nella Rock and Roll Hall of Fame e con il singolo nostro protagonista di oggi raggiunse in America il numero 2 della classifica Modern Rock Tracks e il numero 34 della Mainstream Rock Tracks.